Ciao ragazzi! Indovina chi sono? 666 Matteo! Sì! Sì, ci sono! E tu perché non giochi con gli altri? Perché ho fame! Allora vai dentro, vai a prendere un po' di pane e dispensa. È molto grave, non supererà la notte. Che cosa possiamo fare, dottore? Fatelo riposare e pregate. Ancora male. Come sta? Guarirà, vero? Ha bisogno delle nostre preghiere. Andate e pregate come non avete mai fatto finora. Tu sei nuovo, vero? Come ti chiami? Giovanni. Io sono Giuseppe. Qui sei tra fratelli. È molto che sei qui all'oratorio. Io sono stato tra i primi. Don Bosco mi ha salvato. Ti ha salvato? E come? Ero in un cantiere dove si lavorava per 12 ore al giorno. 12 ore? Sì, per la stanchezza cadi dalle impalcature e mi salvai per il miracolo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Don Bosco. Ciao Giulio. Il buon Dio ascoltato le vostre parole, Don Bosco. È vero, vi ho riportato Giuseppe sano e salvo, è più forte di prima. Ma dite al cavalier Samperi che i ragazzi non possono lavorare 12 ore al giorno. Giuseppe è caduto perché era troppo stanco. È caduto per colpa sua. L'orario di lavoro non c'entra. Nel mio cantiere gli orari si rispettano. Ma non direte sul serio, cavalier Samperi. Questi ragazzi non hanno neanche un contratto. Caro reverendo, qui non si lavora abbastanza. E se non si lavora abbastanza, i conti non tornano. E se i conti non tornano, sarò costretto a chiudere i battenti. E loro finiranno tutti per strada. Ma non potete far quadrare i vostri conti sulla pelle di questi poveri ragazzi. Belle parole, reverendo, ma la predica fatela in chiesa. E non qui nel mio cantiere. E voi tutti, a lavorare! Anche tu, muoviti! Vieni qui Giuseppe, non ti preoccupare. A lui ci penso io. Ma certo, prendetevelo pure. Don Bosco ha ragione. Io non ci rimetto la pelle per riempire il portafoglio del padrone. Io vado con Don Bosco. Il prete ha ragione, basta con questo sfruttamento. Aspettatemi, Don Bosco, voglio venire anch'io. Sì, sì, andatevene pure. Io ne prenderò altri 1000 come voi. Anzi, meglio di voi. Ma chi vi prenderà a lavorare? Non si dia pena per loro. Glielo trovo io un lavoro, cavalier Samperi.
Maledetto prete! 1, 2, 1, 2. Hai visto? È più facile se lo tieni così. Bruno, cerca di dare la mano, eh? E speriamo bene. Come procede qui? Ah, bella solida. Mi raccomando, lavoriamo col cuore e soprattutto stiamo allegri, eh? Stiamo allegri. Ed ora passiamo alla lettera D. Mi raccomando, non uscire fuori dal rigo. Guarda, ti piace? Ma funziona? Sì, certo, te l'ha regalato mio padre. Che bello orologio! Non ne ho mai visto uno così bello. Me l'ha regalato poco prima di morire. Giuseppe, venite, ci servono dei rinforzi. Andiamo, coraggio! Buonasera, Anna. Buonasera. Ancora un attimo. La mamma è già arrabbiata, fai presto. Arrivederci, Don Bosco. Devo andare. Ciao, Michele. E mi raccomando, torna quando vuoi. Sicuramente. Sei tutto sudato, ce l'hai il fazzoletto? L'orologio? Dov'è l'orologio? Hai perso l'orologio di nostro padre. Hai perso qualcosa? Sì, il mio orologio. Dì la verità, l'hai preso tu? Ma che stai dicendo? Non l'ho preso niente. Non fare il furbo e sfoda subito le tasche! Fatti affari tu! Oh, fermi! Smettetela! Enrico, smettetela! Ce l'aveva lui e ora si è rotto! È questo che viene a fare all'oratorio, a fatti derubare da un delinquente! Dai, vieni con me! Ma perché l'hai rubato? Non l'ho rubato, l'ho trovato a terra! Vabbè, ne parliamo dopo! Io non ho mai avuto un orologio! Se lo trovo per terra lo prendo, se non posso prenderlo lo rubo. L'ho visto fare da mio padre e lo faccio anch'io. Io sono così e non mi cambierete mai. Io non c'entro niente con voi. Dio, Padre misericordioso, ti chiedo perdono per i miei peccati. Ho accusato Enrico invece di provare a capirlo. Come posso occuparmi di centinaia di ragazzi se non sono capace di capirne anche uno solo di loro? Ti supplico, proteggi Enrico. Proteggi Enrico, Signore. Ragazzi, andate a lavarvi le mani, è pronto da mangiare. Domenico, e tu perché non mangi? Sto facendo la penitenza del digiuno, volete aiutarmi? Aiutarti? A fare cosa? Avete detto che il Signore vuole che diventiamo santi e io voglio diventare santo. Penso che il digiuno non è adatto alla tua età. Ma io lo facevo anche per voi e per gli altri. Vedi, essere santi vuol dire stare sempre molto allegri. Domenico,
là dove sono i tuoi fratelli, là dove sono i tuoi sogni, le tue aspirazioni, là dove sono i tuoi doveri, là dove è ciò che ami, è il tuo punto d'incontro con Gesù Cristo. Puoi essere santo in tutto ciò che fai, se ci metti il cuore. E tu Domenico, hai un cuore grande. Sì, Don Bosco, adesso ho capito. E allora andiamo a mangiare, vieni. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. E quella chi è? È Mariella, la ragazza dagli occhi bassi. Cosa vuoi dire? Mariella non ha né la madre né il padre. Per questo è stata sempre molto triste. Aveva sempre gli occhi bassi, anche quando Don Bosco la conobbe per la prima volta. Buongiorno ragazze. Buongiorno Reverendo. Immagino che la Marchesa vi aveva parlato di me. Beh, eccomi qua. Io sono Don Bosco, il vostro nuovo direttore spirituale. Come ti chiami? Mariella. Perché non mi guardi negli occhi? Perché si vergogna. È figlia di nessuno come molte di noi, no? Non esistono i figli di nessuno. Siamo tutti figli di Dio. Pensi che Dio si sia dimenticato di voi? Ti ho visto, Mariella. Hai dei begli occhi, perché nasconderli? Sono un dono di Dio, ricordalo, non devi mai vergognarti. Finita. Siamo rimasti soli. Senza Don Bosco siamo perduti. No, Don Bosco non morirà mai. Noi siamo salesiani e seguiremo il suo esempio. No, siamo i Don Bosco del domani.